pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Einte, per ogni confezione acquistata, devolverà un euro alla Protezione Civile della Regione Calabria e della Regione Sicilia per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Buonasera ai telespettatori di Telemia, ben ritrovati anche ai radioascoltatori di Radio Ecosud. Noi siamo nuovamente in diretta da Cittanova, che è la sede distaccata di Telemia, per l'appuntamento, l'approfondimento di questa sera, il 60 News del lunedì, che viene trasmesso dalla Piana di Gioia Tauro. Questa sera avremo una serie di ospiti tanto in presenza quanto in contatto telefonico e approfondiremo una serie di argomenti. Intanto iniziamo con la professoressa Antonella Naso, che viene a presentarci quella che è la continuazione di un'attività che viene appunto portata avanti in virtù di quella che è un'associazione che è nata a seguito purtroppo di una triste circostanza, ma che la famiglia Naso ha voluto praticamente avviare, perché è anche giusto continuare a restituire la vita a chi purtroppo la vita l'ha perso. Buonasera professoressa, grazie per essersi resa disponibile e benvenuta presso la nostra trasmissione. Buonasera a tutti, io innanzitutto vorrei ringraziare Telemia e Radio Ecosud, perché sin dallo scorso anno hanno manifestato attenzione, sensibilità e interesse rispetto alle nostre iniziative e ci hanno supportato per consentirci di sensibilizzare su più larga scala. Bene, noi allora iniziamo subito questa nostra trasmissione approfondendo questa storia e soprattutto le chiediamo. Questa associazione nasce perché purtroppo suo fratello in un tragico incidente ha perso la vita. Come mai la famiglia ha deciso di dare vita a questa associazione e cosa si prefigge di raggiungere come scopo sociale questo tipo di missione associativa? Come le diceva, purtroppo la nostra associazione è nata a causa di un terribile incidente che ha sconvolto la nostra esistenza, perché perdere un fratello, vittima innocente di un incidente stradale a causa della mancanza di responsabilità di chi ha incontrato e si trovava alla guida di un'automobile, significa per una famiglia trasformare completamente la propria esistenza. Noi conviviamo quotidianamente con il dolore
che è logorante e soffocante, ma abbiamo deciso di trasformare l'energia di questo dolore in qualcosa di positivo, che potesse essere utile anche per gli altri, per consentirci, se possibile, anche di migliorare quella strada su cui noi conduciamo la nostra vita. Pertanto abbiamo deciso di ricordare Teodoro e coloro che la vita non ce l'hanno più, perché è stato negato sia a mio fratello, sia a molti purtroppo ogni giorno, il diritto alla vita, responsabilizzare, perché ciascuno di noi è responsabile della propria vita e di quella altrui, ma anche sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza stradale. Ecco, questi tre temi, ricordare, sensibilizzare e responsabilizzare, sono appunto quei temi che fanno da apripista a quella che è la vostra attività. Questa attività voi la divulgate attraverso quali percorsi? Noi ogni anno realizziamo due tipi di eventi in particolare a giugno, perché appunto giugno è il mese in cui mio fratello ha perso la vita. Un evento motociclistico realizzato soprattutto grazie anche agli amici di mio fratello, i Fratelli Biker, organizzati e gestiti anche dall'amico Barbaro Davide, che ogni anno in una particolare giornata organizzano una passeggiata in moto fino a Canolo, dove la mia famiglia ha apposto una teca con la Madonnina dei Centauri. Sono in centinaia le moto, molto rispettose del codice stradale. L'altro evento che ci contraddistingue a giugno è un convegno che è già iniziato 3 anni fa, è la sua terza edizione. Il primo anno ha avuto come titolo Strade di vita interrotte, perché si è persa la vita proprio sulla strada. Abbiamo avuto tra i tanti ospiti in particolare un video intervento di Paolo Simoncelli, che allora si trovava a Barcellona, ma che ha voluto interagire con noi perché ha capito l'importanza della nostra iniziativa. L'anno successivo abbiamo organizzato il convegno dal titolo Strade di vita semi-interrotte. Semi-interrotte perché chi ce l'ha fatta in seguito ad un incidente stradale, però si è visto costretto a ricostruire la propria vita a causa della disabilità, ebbene queste persone sono diventate un simbolo per dare un senso nuovo e vedere la vita da una prospettiva diversa. Abbiamo avuto degli ospiti internazionali a Rizziconi, Nicola Dutto, campione internazionale su sedia a rotelle di motocross e quindi di motociclismo off-road. Poi abbiamo avuto anche il capitano della nazionale di basket in carrozzina, Matteo Cavagnini, e molti altri come Omar Bortolocelli su motociclismo, che hanno dato come campioni anche paralimpici la loro esperienza di vita, l'hanno consegnata agli altri appunto perché era necessario entrare nella coscienza di chi ci ascolta, perché se non si crede in questo non avverrà mai il cambiamento. Quest'anno abbiamo cambiato titolo. Abbiamo dato al nostro convegno il titolo Strade di vita. Ecco, questo tema di questo convegno, Strade di vita, va appunto ad inserirsi in questa lunga attività, perché dal 2016 sino ad ora voi avete sviluppato altri temi. A Rizziconi sono arrivate delle personalità a portare non solo la solidarietà, la testimonianza, ma anche a restituire quella che è la fiducia che dovrebbe esserci in un tessuto sociale dove, vivendo nel rispetto delle regole, tanto e molto di più si può fare. Quest'anno purtroppo a causa del Covid-19 il tutto si è contratto, ma quale sarebbe stata l'attività che voi avreste voluto svolgere in piena, come dire, libertà e senza i limiti che il Covid-19 ha creato? Diciamo che quest'anno avremmo creato un convegno particolare, noi lo chiamiamo un convegno dinamico. Ci abbiamo lavorato tanto, ma abbiamo purtroppo, per l'emergenza sanitaria mondiale, dovuto interrompere i lavori e quindi orientarci sull'uso dei social attraverso i quali verrà divulgato il 12 giugno, proprio sulla pagina Facebook dell'associazione. Ecco, può ricordarci il nome della pagina Facebook? Magari i nostri telespettatori e ascoltatori ne prendono nota. Il nome dell'associazione è Teodoro Naso -Tango November. È proprio lì che verrà trasmessa questo convegno, che avrebbe dovuto essere dinamico, in quanto quest'anno avremmo voluto, così come avevamo già progettato,
realizzare una sorta di coinvolgimento anche di un ospedale pediatrico della provincia di Reggio Calabria e di ragazzi disabili, poiché quest'anno ci siamo orientati sulla mototerapia, che nel meridione non era stata ancora realizzata. In effetti, tra i nostri ospiti, noi avremo dei loro video interventi, ovviamente, con la speranza che si possa realizzare al più presto in presenza il lavoro per cui ci siamo impegnati. Noi avremo Vanni Oddera, che ci ha dato un breve video intervento per farci comprendere l'importanza della moto per lui, quindi ha associato sicurezza stradale e mototerapia. Vanni Oddera è campione del mondo di motocross freestyle. Nel suo lanciare la moto ad un'altezza di oltre 12 metri, ad una lunghezza di oltre 23 metri, ha capito che la vera felicità è quella di rendere felici gli altri. In effetti, lui ha ideato la mototerapia partendo dal Gaslini di Genova. Lui è ligure, partendo dal Gaslini di una
Gracias.
Gracias.
euro l'ambiente 5 milioni di con questi argomenti comunque che in finale stanno facendo ma naturalmente lungo per sta già in viaggio di non è stato arrivato questo è regionale, ma il gruppo politico porta a realizzare delle buche e dire soltanto i centri più esposto come portando avanti me di supporto. Perché questi centri possono essere la superazione no, tutte le giri sulla delle maggiore la voce tanto come per questo no perché è importante anche ai genitori di questo e le famiglie e ringrazio e la persona figlia e na che è la professionista altra onestamente in cui una sorta di tese che sono i primi per no delle persone che tiri noi di patente persone e tassime potrebbero essere a quelle attività sono le attività essenziali di un'area anche la fosse qualcosa per lo di lei sono a composizione con la di stare senti la missione è stata una velocità di analizzare questi sono stati temi arrivati in istituzione un messaggio importante che le ha creato che è la qualità della consociazione
società naturalmente con i comici faremo avere poi si vede le attività possono essere ma adesso sono per lei lascio questo dove quello se non volevo soggetto la sicurezza ci sono anche motivi visto che si per ecco che trovo di no si ha detto no abbiamo distribuito gesti non era stato per la pratica sulla la vita di mia legge che mio fratello di soprannale e allora tutti di poter con segui attraverso non credo poter ricordare che ne sento mi alza non mi suona quindi la notte meglio la mente di Emily che si può fare con altre che hanno opano ma che signore di altre famiglie al sta a noi per trasformare poi la è un impedito un esista deve costare sapere della degli con la nata se non studi in grado di nostri per questa buona e vedere l'unico per aprire una nuova finestra.